disgusta. Molte persone sono andate sotto il Twitter di Mappa a insultarli. Io non ho parole per gli... Sì, io non ho mai visto così tanto, così tanta tossicità su questo anime. Io non tollero ste cose, cioè onestamente, ciao Ale, non mi fanno per niente piacere e sinceramente non immaginavo che si venisse fuori un astio del genere. Cioè io una tossicità da parte della community di questo anime qui non la tollero mica. Tanta gente non sa di quello che dice, secondo me. Ti ho visto soprattutto su Facebook, molte persone, perché su Facebook, volente o nolente, è uscito prima. Ma che cazzo c'è da criticare del nuovo? Allora, il design dei personaggi è una cazzata, secondo me. Io posso capire le movenze del titano di Eren, quello lo posso capire, ma il design dei personaggi è quello, punto. Cioè io non, quello lì, quando ho visto sta roba qua, proprio ho capito che le critiche erano mosse da persone che non sanno un cazzo. Posso capire che una persona non piaccia l'utilizzo della CGI massiccia, perché neanche a me piace troppo. Poi dipende, io non mi faccio problemi, non mi faccio pare, cioè se una roba è bella la guardo indipendentemente, perché a me interessa divertirmi a guardare qualcosa, a giocare qualcosa, a fare qualcosa. Io devo divertirmi. Io non faccio le animazioni, quindi sono l'ultimo che può parlare di queste cose a livello tecnico. Non sono Giorgio Battisti, che tra l'altro salutiamo, il buon Giorgione nazionale. Lui può parlare per me di anime. Dragon's Dogma, esatto, Dragon's Dogma. Ma Dragon's Dogma, anche lì, è il tratto dal videogioco, però... Cioè, buon Giorgione, lui può parlare di animazioni. Lui le insegna queste cose. Lui le insegna all'università, all'accademia, no? Così. Tanta gente... Secondo me dovrebbe prima, come ho detto su Instagram, dovrebbe prima divertirsi innanzitutto, e queste sono opere ludiche, sono opere di divertimento. Poi dovrebbe prima imparare a usare gli occhi, quindi imparare a vedere, a studiare quello che si fa, usare le orecchie, quindi ascoltare chi sa, e poi in un secondo momento usare la bocca per parlare, dire qualcosa. Cioè se tu unisci queste robe qui, allora parli con cognizione di causa dal mio punto di vista. Ripeto, poi per me uno può essere sempre libero di dire quello che vuole, però se uno mi dice che il cielo è viola, io lo prendo e dico: bon, stai là convinto delle tue robe, il cielo è viola per te, benissimo, la terra è piatta, va benissimo per te, però tu rimani là, da là non esci. Dal mio punto di vista dobbiamo anche capire che ci troviamo dinanzi a un periodo storico dove è difficile lavorare in ogni campo, quindi cioè è già tanto che sia uscito. Uno può dire: boh, io avrei preferito aspettare che vedere questa roba. Secondo me è un po' troppo esagerata come cosa, però io rispetto le opinioni di tutti, perché tanto alla fine non è che va a rompere i coglioni a me sta cosa. Cioè mica sono io Mappa, a me non me ne frega un cazzo, cioè io dico la mia onestamente nel rispetto di tutti. Cioè a me è piaciuto, se mi avesse fatto cagare l'avrei detto, se mi farà cagare lo dirò. Dove l'ho detto, se voglio puntare a fare le visual vi direi che avrebbe fatto schifo, ma non è così. Cioè se io sono onesto prima di tutto, poi ripeto, ho fatto l'esempio anche ieri, tutti guarderebbero, ciao Repulse, tutti guarderebbero un incidente, perché tutti ci buttano l'occhio, perché all'essere umano piacciono le robe cringe, le robe brutte da vedere, le vanno a vedere perché sono curiose. Lo so come funziona sta roba, faccio video da una vita, sono capace, so cosa può attirare la gente e cosa no, e io sono onesto. Però Witch Studio secondo me è uno dei miei studi preferiti, punto, partendo da questo presupposto. Ha fatto grandi cagate anche lei comunque, perché i titani che ha fatto in CGI fanno veramente cagare proprio. Quello di Road Race e il colossale di Armin, che sono, se Mappa 10, quelli di Wii Studio facevano 4. Perché secondo te loro non hanno voluto animare questa stagione? Perché qui si fanno complicate le cose da qua in avanti. Perciò avranno detto: te li amo. Io la penso così. Avranno detto: siamo in un anno molto difficile dove si fa fatica a lavorare su ste robe. Abbiamo un certo livello di qualità. È come se io adesso, che vi ho sempre abituato a un certo livello di qualità nel guardare le live, vi facessi le live in 480 con niente, direbbero: ma che merda, fino a ieri facevi le figate e adesso non fai un cazzo. Quindi se tu abitui la gente a un certo livello di qualità, è chiaro che dopo, appena fai la minima cagata, storcono il naso. Soprattutto se uniamo appunto in quest'anno che è difficile lavorare, uniamo a una stagione che sarà piena di robe da fare, fighe, hanno detto no, probabilmente è il caso che lo lasciamo fare a qualcun altro. Soprattutto perché dietro c'è un hype della Madonna su sto cazzo di prodotto. Esatto, Leone, 160p, cioè se uno vi abitua a un certo livello standard perché lavora bene. Ma infatti, allora, io sono sempre stato dell'idea, Spider, che
manga e anime sono due robe diverse. Però se tu hai sempre seguito per filo e per segno quello che accade dalla prima stagione all'ultima, allora anche nella quarta ha senso fare così, considerando anche il design e il cambiamento che hanno avuto in questi 4 anni. Io ho visto molta gente che hanno detto Flock non mi è piaciuto, ma Flock è così, o anche Levi che è tutto sempre un po' più alle guance, più pacioccone, ma è così, è storyboard quella, attualmente prodotto di punta, la qualità deve essere alta, anche perché deve tenere testa le stagioni precedenti. Infatti, ma è chiaramente uno dopo deve fare quello che può. Io ripeto, secondo me hanno fatto un ottimo lavoro, quello che è, considerando tutto. Si poteva fare meglio, certo, si può sempre fare meglio, però secondo me tutto l'astio che è venuto fuori è ingiustificabile per me. Questa è una bella scena, ma anche qua c'ha dei difetti, però non avendo la CGI la gente non rompe la minchia. Grazie mille Cosci per i 45, oggi mi saluti, Dio buono, me ne sono perso, scusa Cosci, mi sono perso a parlare. Cioè, questa è una bella scena, ma chiaro, ma anche qua ci sono dei difetti, voglio dire, ma come ci sono dappertutto. Però ripeto, io non sono la persona più tecnica per farveli vedere, è per questo che io non parlo, io parlo se so, perché ho cognizione di causa che c'è tanta gente che mi guarda anche per questo ambito, quindi non voglio parlare a cazzo, piuttosto sto zitto. Cioè è bella sta scena qua, a me piace, i effetti di campi, controcampi, così, questa è molto bella, anche quando va a ammazzare il titano bestia. Ma secondo voi, cioè, una scena così le possono fare ogni 5 minuti? No, chiaro, ce n'è una per parte di stagione, e la quarta stagione è quasi tutta così, cioè è piena di robe fighe da vedere. Avranno detto no, è troppo per noi in questo periodo, lo lasciamo a qualcun altro, noi abbiamo la nomea di essere molto bravi, se ci impelaghiamo in sto casino ci roviniamo. Io la penso così, fino a che qualcuno che lavora dentro e ne sa più di me non mi spiega bene come sono le cose, io la penso così. Sono sempre aperto, chiaramente, perché io ripeto, non sono la scienza infusa, io non vedo l'ora di guardare questa stagione per sapere come cazzo si pronuncia ogni apo, ogni oco, ogni omo, e come Star Wars Khajiit, che c'è tipo 3K, ok, cioè pronuncio come cazzo te pa. Perché i che babari non lavorano mai le donne? Non spammate i messaggi, raga, mi raccomando, guardate il regolamento, perché poi dopo mi hanno bannato ingiustamente incarcerato. Io dico la mia, per quanto riguarda disegni e animazioni preferisco Mappa e Wit, però non ce la faccio, i giganti CGI non riesco a farmeli piacere, è più forte di me, però andare a insultare Mappa su Twitter è forse un po' troppo, rosico in silenzio. Bravo Danny, cioè, ma per tu si vede che hai una maturità che la gente non ha. Ti dico, a me i titani, i CGI, cosa mi fa? Mi piacciono perché mi danno l'idea che siano meno umani e non siano delle persone più grosse, ma è una argomentazione che ho trovato io, cioè nel senso è mia, può essere d'accordo o no, quello che dico io. Ti dico, questa è la mia opinione, non è la verità sacrosanta, cioè no perché adesso io ho detto così allora è così, no, ma figuratevi, io voglio che voi usiate la testa, ok, dovete sviluppare un vostro pensiero sempre e comunque su qualsiasi cosa, non fate come i granchi che avete visto, dovete sviluppare la vostra mentalità in qualsiasi ambito, è giusto guardare gli altri, è giusto imparare dagli altri, è come cos'era la regola delle 5P, no delle 4P, prima pensa poi parla, prima pensa poi parla, le 4P. Io continuo a preferire i disegni, però anche il tuo pensiero non è sbagliato, perché è vero, CGI li guardi da un altro punto di vista, sembra quasi di diverso, esatto, poi ripeto, la CGI è, come giustamente insomma ha detto il nostro Giuse, la CGI serve per facilitare la lavorazione, nel senso alcune cose è più semplice renderle in CGI. Io non lavoro a Mappa, chissà che cazzo avranno visto in questo periodo loro, cioè nel senso chissà che pressione stanno avendo. Io sono un fruitore di queste cose, per quello che io dico parlo fino a un certo punto, perché non sono del settore, non sono del mestiere. Se non usi la regola delle 4P a me verrebbe da rispondere Taz imbecille, sì e fa effettivamente, oppure da Descartes che parla vi anche il Taz, questo per dire che se tu hai studiato, quindi hai la carta, hai il diploma, hai la laurea, hai insomma le credenziali per poter parlare, quello che non sa un cazzo deve stare zitto. A me la CGI piace in alcuni punti, non è ottima, poi io sono un appassionato di mostri giganti, mi sono visto i film di Godzilla animati su Netflix, perciò ho visto CGI peggiori. Sono d'accordo. Allora anche lì, andiamo a vedere, sì, Godzilla. Beh, che poi in realtà anche a me Godzilla di Netflix mi è piaciuto, cioè nel senso è tanto CGI, ma vabbè, è tipo un gioco della Play 2. Cosa volevo dire? Non mi ricordo più. Ah sì, la storia, cioè nel senso io mi li guardo principalmente per divertirmi, cioè non me ne frega un cazzo a me poi dopo di alcuni tecnicismi, cioè io ci passo sopra. Personalmente preferisco Studio Mappa, i disegni sono bellissimi, fatti benissimo, la CGI è stupenda, però è un parere personale. Ci sta Giacomo, ognuno può avere il parere personale che vuole. Ormai soldati con le lance fumo sono diventati dei cacciabombardieri. Sì, perché ma è quella la verità, cioè lo vedi, in realtà lo vedi anche nella prima della quarta stagione, no? Quando c'è Zeke che lancia tutti i petardi, no? Tutti i colpi, no? Contro la flotta, convinto di poi dopo la flotta dice: "Ah, ok, mi lanci questo, aspetta che te le rimando anch'io". Infatti lui fa
Ah, è quello il bello. La diarrea. Ma Sofia è diventata Dwayne Johnson, ovvero The Rock. No, ma cioè, ma più spezza più Udo. Udo gliene danno talmente tante che cambia anime e va a finire in Dragon Ball. Diciamo. Volevo dirvi riguardante appunto le giornate così. Volevo fare delle giornate proprio della programmazione settimanale. Cioè, nel senso, volevo avere dei giorni stabiliti per la pubblicazione di certe cose. Ovvero, voi sapete che un giorno X si fa questo, il giorno Y si fa quell'altro. Dal lunedì al venerdì. Perché noi adesso, per adesso, streamiamo dal lunedì al venerdì. Venerdì. Quindi fare dei giorni attribuiti a determinati contenuti. Scegliere il giorno di Hytale, il giorno dove si parla di OT, il giorno dove si videogioca, il giorno dove si parla, si fa cazzeggio, si guarda roba, si reacta a cose. Scusa la mia ignoranza, ma mi potresti spiegare velocemente Hytale, se è a pagamento, se è dispositivo? Allora, ho fatto un video dove tipo si intitola Che cos'è Hytale, lo trovi chiaramente su YouTube, però ti semplifico adesso qualcosina, nel caso, dopo se hai voglia c'è tutta la playlist dove ti puoi spulciare tutti i vari argomenti che trattiamo. Ti dico, lo trattiamo ogni domenica alle 14.30 su YouTube in ogni caso. È un sandbox RPG, cioè vuol dire che è un sandbox, come puoi vedere da questo stile, chiaramente il stile Minecraft, blocchi, creazione di strutture e quant'altro. RPG, role playing game, cioè vuol dire che è un gioco di ruolo. Ti crei il tuo personaggino con le tue abilità, puoi essere un mago, puoi essere un cavaliere, puoi essere un ladro, puoi essere quello che vuoi. E ti sviluppi l'attrezzatura, le abilità a seconda del percorso che tu scegli. Sandbox RPG survival, perché chiaramente è anche parte survival, multiplayer. Per ora non si sa neanche ancora come uscirà, nel senso se a pagamento o gratuito. Io mi immagino un prezzo a pagamento, ma essendo che la Riot, la società che è responsabile di Valorant, LOL e tantissimi altri giochi, hanno visto del potenziale in questo gioco, hanno comprato l'iPixel, che sono i ragazzi che ci stanno lavorando. L'iPixel sono quelli che si occupano di gestire il server più grande su Minecraft attualmente. Loro lavorano a questo gioco. Insomma, la Riot li ha visti e ha detto: guarda, noi vorremmo investire su di voi e quant'altro. Quindi per ora non si sa se il gioco è a pagamento o no, non hanno ancora ufficializzato niente, ma essendo che la Riot fondamentalmente fa i giochi gratis, c'è anche questa possibilità, ma io credo che avrà un costo standard di, penso, un 25 euro. Una roba figa di questo gioco è che puoi modificare tutto, è moddabile tutto, come puoi vedere, e puoi crearti un botto di cose, però loro invitano la gente a creare cose su sto gioco. Ci sarà una storia, un universo e ci saranno tante belle cose. Hanno detto che sarà ottimizzabile per praticamente quasi tutti i computer, quindi il gioco sarà leggero, non servirà un computer da 3000 euro per giocarci sostanzialmente. Poi chiaro, se dopo tu vuoi moddarlo, vuoi metterci le cose e quant'altro, diventerà pesante, però a livello di architettura grafica non mi sembra questo granché, cioè nel senso, ma è così, è giusto. Si propone al mercato una nuova alternativa, perché un Minecraft 2 non avrebbe successo secondo me. Minecraft 2 è Minecraft, non esiste Minecraft 2, non ha senso farlo. Crea qualcosa di simile ma diverso allo stesso tempo, perché come puoi vedere è totalmente diverso. Il Minecraft Vanilla non è paragonabile al Vanilla di Hytale, secondo me, perché Vanilla di Hytale viene fuori come risultato di tantissime mod di Minecraft. Ah, adesso faccio vedere la mappa di OT ricreata su Minecraft. Questa è la mappa ricreata da un utente su Minecraft di Shiganshina. Molto bella. Disponibile solo su Patreon, però, a pagamento. Ci ha fatto 2 mesi di lavoro, da quello che ho capito. Cazzo, visto che è lavoraccio, minchia. Infatti, da un lato mi sarebbe venuta proprio l'idea di pagare. Non voglio capire intanto quanto costi. Vediamo se vale la pena investire. No, oh, è carino. Per ora ha fatto solo Shiganshina. Però vedi che è tutta bella, cioè c'è proprio tutte le case. Questa qua lui ha proprio ricreato, vedi, proprio bene le mura, le case, il territorio fuori, anche le nuvole, l'ombra che fa, è molto bello. Sai giocarlo con un RTX? Io cazzo non c'ho, cazzo ti attivi il ray tracing per farla vedere. Sta ricreando anche SO, è Ingrad questa, no? Wow, che lavoraccio. Guarda, ha ricreato il titano martello. Bravo sto qua, il problema è che l'RTX è solo un... Sì, ma infatti, ma l'RTX fondamentalmente è una roba un po' per uno che... applicato a Minecraft, come giustamente hai detto, ha delle problematiche che secondo me non ne vale la pena. Cioè, ha senso magari provarlo per un po', ma Minecraft, Hytale, così, sono giochi belli perché sono leggeri. Cioè, se uno vuole l'RTX lo prova subito, lo vede subito, poi dopo dice, vabbè, sti cazzi, se voglio un gioco in RTX mi vado a giocare a Metro Exodus, per dire. Questo qua, se realizza ste robine qua, c'è contro coglioni comunque. Questo è, allora, un capture in 4K con l'RTX. Guarda il ghiaccio com'è figo sul... Perché il ghiaccio riflette, no? Cazzo, l'RTX riflette. Cioè, se tu dovessi far vedere una mappa che hai creato su un server, io la farei vedere così. Io vi faccio partire il ride, perché sennò veramente sono ritardato di mezz'ora, minchia. Qui a Bucure è tutto, ripeto, noi ci vediamo domani. Fate i bravi, alla prossima. Salutare.
Ehi, ciao ragazzi, grazie per essere arrivati fino alla fine del video. Sapete che qui ne potete trovare altri, vero? Ciao a tutti, bolidi! Alla prossima, dal pelatone più potente che ci sia.